Bentornati incredibili in un episodio di Wuthering Waves che fa battere il cuore come un gorilla del vostro zoo, incredibile. Perché sono così euforico, ragazzi belli? Perché è uscito finalmente il banner che tanto bramavo, perché come sapete non sono riuscito a trovare Yinlin. Un giorno magari troveremo Yinlin in questo gioco, incredibile, però è uscita la waifu che tanto desidero, incredibile ragazzi. Abbiamo 50 pull, quindi non è che, come dire, abbiamo quella quantità assurda di sferette dorate da lanciare nel banner. Però ragazzi, speriamo che il buon Godo ci dia una mano e ora faremo subito le summon nella speranza di trovarla, incredibile. Per il resto ragazzi, in realtà non è che ho giocato tanto dall'ultimo video, incredibile. Ho solamente fatto una specie di missione secondaria, ma tipo che dovevo parlare con tre persone. Mi hanno sbloccato questo affare qui, che si dovrebbe chiamare tipo la The Tower of Adversity, che dovrebbe essere, cari miei amici, niente proprio di meno che la versione dell'Abyss di Wuthering Waves. E io ci volevo provare, magari riusciamo a fare il primo piano se sono bassi di livello i nemici, incredibili. Però prima di passare a tutto questo, ragazzi, è il momento di summonare come degli animali. Non sono neanche riuscito a trovare la scuoletta su Zelenzo Zio. Tra l'altro è uscito pure il banner suo della poliziotta Curvy, incredibile. Non credo la troveremo mai perché ho finito tutte le summon. Però ragazzi, il Godo ci aiuti, incredibile. Hanno messo questo evento qui che però non so come si fa. Questo evento qui che non so come si fa, ragazzi, è terribile, perché da una parte vorrei farli tutti questi eventi su Wuthering Waves, ma sono tutti secondo me targati su Endgame, come su Genshin, quindi io ci posso pure provare a farli questi, ma sono tutti in zone avanzate. Quindi ragazzi, purtroppo un sacco di gemme le perderemo così, ma che devi fare? Questa è la nuova area per portare sui personaggi, che tra l'altro dovrò sbloccare per forza, perché altrimenti non posso far livellare la waifu, incredibile. E poi ragazzi, mamma mia, ma che ve lo dico a fare Shang-Li? C'è pure la sua missione che spero di riuscire a fare, questo dobbiamo salire a 25 e qui dobbiamo livellare. Allora ragazzi, innanzitutto io la proverei, perché secondo me potrebbe regalarci delle fortissime emozioni, ragazzi, io ve lo dico. Tra l'altro nel banner c'è Mortefi, che a quanto pare mi avete detto che è fortissimo lui, però io non l'ho mai usato. Lei che è tipo la Big Booba Girl con la spadona, che è tanta roba. E lei che non mi farebbe comodo perché la uso tantissimo, è l'unico healer che ho, quindi... Allora, perché comunque sono attratto in maniera assurda da questo personaggio incredibile? Primo, perché mi fa impazzire il suo design. Secondo, mi fa impazzire il suo stile di combattimento. Terzo, è doppiata in giapponese dalla stessa doppiatrice di questo personaggio del Nasuverse, che non si fosse capito, io sono leggerissimamente legato a Nasuverse, è una cosa che adoro. Comunque, è la doppiatrice di questo personaggio qui, Neko, incredibile, che avrete visto in mille cosplay. È un personaggio di della serie Fate Extra che ho adorato da morire. Ed è doppiata da lei, incredibile. Quindi tanto per mettere un po' di spicy su una waifu che è già spicy di suo. Quindi ragazzi, io la proverei subito, proprio subito, buttiamoci. Ho letto su Twitter che a quanto pare è tipo il DPS più forte di tutto Wuthering Waves, perché fa dei danni assurdi, quindi vediamo un po'. Allora, lei tipo, da quello che ho capito, funziona che prende stack di danno e addirittura lei cambia di design in base a quante stack hai. Proviamola un po'. Allora, ovviamente ragazzi, io... Madre del Godo. Ragazzi, io sto premendo soltanto triangolo Y, sta facendo delle cose assurde. Ma vola? I believe I can fly? Bro, the damage! Ragazzi, guarda! Io sto premendo solo un tasto! Ok, sì, adesso ho switchato, ma... Godo mio! Ragazzi! Ragazzi, una bestia! No, ancora ragazzi, la voglio riprovare ancora ragazzi, che poi magari non la trovo e ci rimango male. Fatemela rigiocare un attimo, è troppo bella, mamma mia. Cioè, io pensavo che ci mettesse un po' di più a prendere stack di damage, invece è proprio è un continuo, guardate. Wow, ma è assurdo. Oh. Ragazzi, è assurdo. Ha evocato una fenice, ma che è quella roba? Oh! Ragazzi, senza senso. Ragazzi, sono senza parole. È di una bellezza che sono veramente senza parole. Ragazzi, ha la benda e ha perso parti del vestito sulle braccia. Ragazzi, mio Godo, aiutami tu, veramente. Godo mio,
aiutami tu. Io, ragazzi, non vorrei ridurmi a shoppare. Io non ho mai shoppato né su Wawa né su Zen and Zone Zero, ragazzi. Io direi che è promossa la signorina, che dite? Che il godo sia con me incredibile. Ah, io intanto farei una summon sul banner di Verina. Tante volte droppiamo Verina che non l'ho mai trovata. Ce ne abbiamo 10. No, ce ne abbiamo 9, ragazzi. Come non detto, skip incredibile. Ragazzi, abbiamo 53 sferetti. Io non mi ricordo se abbiamo perso il 50-50. Secondo me non l'abbiamo perso. Quindi abbiamo pure il 50% che non la troviamo. Quindi, ragazzi, io vi farei 3 singole e poi facciamo le 10 multi. Vabbè, un'arma incredibile. Ragazzi, io veramente non ho mai trovato un 5 stelle decente su sto gioco. Veramente, come dire, lo vorrei tantissimo. Desidero questa signorina veramente tanto, ragazzi. Adesso si parte, ragazzi. Incrociamo le dita. Abbiamo 5 tentativi. Che il godo sia con me incredibile. Prima pull incredibile. Shang-Li viene a casa incredibile. Niente, ragazzi. Ma è una gioia, ragazzi. Prima pull, niente. Skippiamo tutto, intanto non abbiamo trovato niente. Abbiamo trovato un altro Mortefi, ragazzi. Comincio a avercelo tipo a C3, Mortefi, vabbè. Seconda pull. Incredibile, pazzesco, assurdo! Niente, ragazzi. Vedrete voi che non la trovo, eh. Vedrete voi. Un altro Mortefi, ragazzi. Ci abbiamo a C4 tra un po', eh. Va bene. Ancora. Eccola che arriva, Shang-Li. Ragazzi, che il godo sia con me incredibile, mamma mia! Ragazzi, o è un 50-50 perso e prendiamo un altro 5 stelle e io me ne andrò in maniera triste e solitaria, oppure lei. Ragazzi, per favore, che il godo sia come uno alla volta, con calma. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego! Sì, cazzo, sì! Godo, godo! Cazzo, sì! Posizione sua completamente a caso. Vedete che ragazzi, è iconica questa cosa. Io così naturale mi sono messo così e lei la sua posizione. Siamo fatti l'uno per l'altra, ragazzi. Non si scappa qui, eh. E dai, queste sono le soddisfazioni. E va bene così, ragazzi. Ci siamo pure risparmiati 20 pull. Va bene così. E sapete che vi dico? Vogliamo provare a summonare per l'arma sua? Eh? Che non ho mai summonato per le armi, ragazzi. Proviamo, vai. Dai. Magari trovo pure la spada sua. No, non credo. Ragazzi, se trovo pure la spada sua, me ne vado, eh. Ragazzi, tutto il mio culo in Wooden Waves l'ho perso in una giornata, eh. Non so come funziona il banner delle armi, ragazzi. Se trovo pure la spada sua, urlo, eh. Ragazzi, ve prego, eh. Vabbè, ok, abbiamo trovato delle pistole sus. Ragazzi, spada sua! Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego! Il mio culo a Wuthering Waves me lo sono giocato per tutto l'anno, ragazzi. Tutto l'anno non troverò mai più niente, ragazzi. Me la devo tenere stretta la signorina. Arma e lei, ragazzi. Non mi capiterà mai più un culo fotonico così, ragazzi. E la cosa bella è che mi sa non potrò neanche portarla su di livello. Perché non ho i materiali. Speravo di trovarla, ma non pensavo allo stesso tempo di trovarla, ragazzi. Fammi un po' vedere. Non credo mi sia mai successo in Genshin neanche che ho summonato un personaggio e ho trovato la sua arma nello stesso giorno. Mai successo. Ragazzi, io non ho parole, ragazzi. Miglior video di Wuthering Waves della storia del canale, palese. Abbiamo l'arma sua, io più di così, ragazzi, che devo fare? Io ipotizzo a lei serva un set di fuoco, giusto? Vabbè, possiamo dargli il 5-7 di questo, ragazzi, intanto. Poi con calma dropperemo altri pezzi. Facciamo 3, 4 e 5. Ecco, abbiamo il set dei rubotti. Poi portiamola su finché possiamo, ragazzi. Io sono allibito della bellezza di questo personaggio, ragazzi. Posso portarla al 40. Bene. Cioè, lei diventerà il mio master personaggio dell'account, quindi tutto do via per lei. Io porterei immediatamente sull'arma sua, perché secondo me è qualcosa di devastante. Portiamola su subito. Assolutamente portiamo l'arma su al 40. Allora, ragazzi, io proverei a questo punto Tower of Adversity. Non l'ho mai provata e la proviamo con la signorina. Non so se la possiamo fare, perché magari sono oltre il livello 40 e allora niente, però proviamo. Livello 35, 40, 45 e 50. Forse possiamo provare, che dite? Allora, ragazzi, io direi di testarla qui. Non c'è il miglior modo che testarla facendo qualcosa di complicato. No, vabbè, ragazzi, è di una bellezza. Adesso come fluttua. Wow. Ok, evochiamo gente, sus. Wow. Ok, facciamo la ulti. Mi sono appena reso conto che ho messo Rover al posto di del leader. Vabbè, è uguale. Ce lo faremo andare bene. The end has come.
Ah, ok. È diverso, ragazzi, dall'Abyss. Mi sa che servono più personaggi per farla, lo sai? Non lo so. Ho paura che non so se riusciamo a farla. Ok. Wow. Secondo me, se la porta al massimo, potrebbe regalarci delle forti soddisfazioni. Ok. Troppo danno fa, ragazzi, per essere nelle condizioni in cui sta, eh. Se riuscissi già a fare questo piano, ragazzi, GG, eh. Vediamo un po'. Mai fatta sta roba, quindi. Ok, qui sono al 45, cominciano ad essere sus, eh. Ok. Ok. Facciamo così, facciamo la ulti di lei. Ok. Ok. Ok, questi fanno danno, eh. Ok. Dai ragazzi, forse ce la facciamo. Mettiamoci lo scudo. Ok. Ok. Con calma. Non lo so se ce la facciamo, ragazzi. Questi sono forti. Ok, quello è morto. Rimane questo. Ok, facciamo questo. Forse ce la facciamo, però non lo so se il piano sotto ce la facciamo. Ok, forse ce la facciamo. Ne ho fatto due stelle. Vabbè. No, vedi, non lo possiamo fare perché ci servono altri due personaggi. Quindi invece di essere come l'Abyss in Genshin, per capirci, è più simile al teatro, cioè la feature nuova che hanno messo in Genshin, che lo puoi fare solo se hai tanti personaggi, ragazzi. Però in futuro lo faremo. Appena abbiamo altri tre personaggi, almeno al 40, possiamo farlo. Beh, ragazzi, abbiamo preso un bel po' di gemmine, eh? Oh, non male. Oh, finalmente siamo saliti di livello anche di questo. Molto bene, altre 80 gemme, ragazzi. Mi sa che siamo saliti a 24, ragazzi, eh? Ci manca pochissimo al 25, eh. Dai, abbiamo trovato un orso, va bene. Allora, ragazzi, mi compro qualche sferetta a questo punto. Cominciamo a tenercene un po' per sicurezza. Ce ne prendiamo 5 di qua. Qui possiamo comprarci... Io me ne comprerei una di queste. Poi possiamo farci un altro banner. Ce ne abbiamo 10 blu. Possiamo farci anche il banner questo. Tante volte trovassimo Verina. Allora, ragazzi, se trovo pure Verina dallo standard banner, ragazzi... Mi vergogno per il culo sfacciato che ho avuto in questo video, eh. Ragazzi, veramente, non lo so, eh. Se trovo pure Verina, poi è finita. Andiamo avanti, vediamo un po'. Armi incredibili. Armi incredibili. Armi incredibili. Oh, ragazzi, io non lo so, ho paura, eh. Se trovo pure Verina, è finita, eh. Non lo so, Verina incredibile, non lo so a sto punto, ragazzi. Ragazzi, mi faccio schifo da solo! Non ho mai avuto così tanto culo, non mi ho trovato Shang-Li, la spada sua è Verina! Nello stesso video, ragazzi, non avrò mai più culo in Wooden Waves per i prossimi anni! Mi fa male la gola per quanto ho urlato, ragazzi, ma sei serio? Dovrebbe essere il healer più forte di tutto il gioco, ragazzi! Però io non ho i materiali per portare pure su lei. Allora, facciamo così, ragazzi, per dividerci la roba, altrimenti impazzisco. Oggi andiamo avanti con Shang-Li e la usiamo nel team con le altre due. Prossimo episodio... Cercherò di portare Verina al 40, che tra l'altro è spettro come rover lei,
e la proviamo in un team con la nostra simpatica Shang-Li. Magari possiamo fare un team Shang-Li, la tipa che tanca, quindi la tipa che fa Kung Fu, e Verina. Così ragazzi, una botta di vita, va bene? Prossimo episodio proviamo Verina. Cioè tipo questo evento lo posso fare? Ammazza, suggested level 70 ragazzi. No, purtroppo gli eventi sus non li possiamo fare ragazzi, perché sono troppo targati su un livello alto ragazzi. Purtroppo no. Quindi questo non lo possiamo fare ragazzi. Era un sacco di gemme, ma che devi fare? Questo non lo so. Posso provare a fare questo? Questo è in un'area che non abbiamo fatto. Ah, questo mi dice che devo completare, quindi non lo posso fare. Questo l'ho fatto. Questo dovrebbe essere livello 14 e completa la missione principale. Completa la missione principale. Questo l'abbiamo fatto. Completa la missione principale. E niente ragazzi, tocca andare avanti con la storia principale. Ah ragazzi, facciamo così. Adesso ci facciamo qualche missioncina secondaria, tanto per provare a salire al 25, così sblocchiamo altre robe. Prossimo episodio proveremo Verina, se ho i materiali almeno per portarla su al 40, e andremo avanti con la missione principale. Dobbiamo andare nella cascata, che tra l'altro nella cascata andavamo da Verina, come abbiamo visto nell'altro episodio. Più che altro perché immagino che i materiali per lei stanno nell'area nuova ragazzi, quindi da una parte ha senso che se non sali un minimo di livello, l'area nuova, come fai ad andarci ragazzi? Saranno fortissimi i nemici lì. Però lei ragazzi diventerà il nostro main personaggio i prossimi mesi, mi sa, eh. Ve lo dico, wow. Devo imparare assolutamente ragazzi come si usa lei, non è che sono minimamente ancora bravissimo a usarla, però un minimo ci sto a prendere la mano. E calcolate ragazzi che io mi sono anche visto a quanto pare i leak dei personaggi che saranno nella patch 1.2, che dovrebbe essere un tizio con un braccio meccanico, che per carità sembra figo, però rispetto a Shangling non c'è niente, e l'altro dovrebbe essere una signorina con un pennello, perché dovrebbe essere tipo una che dipinge e fa cose sus, e che dovrebbe essere una specie di support incredibile. Però, come dire ragazzi, dovranno passare un po' di mesi prima che mi metto a summonare su un personaggio che mi ispira come il Shangling, ve lo dico. Per carità, siamo ancora all'inizio del gioco, quindi chissà quanti personaggi che romperanno il DPS fisico di questo gioco ci saranno. Però per un po' penso che lei sarà il main DPS mio e di tanti altri, secondo me, eh. A livello di personaggi, su Genshin abbiamo trovato Clorinde l'ultima volta, che non è andata male. E per un po' non credo summonerò per Genshin, mi sto tenendo tutto quanto, perché hanno fatto vedere anche i primi personaggi che ci saranno con Natalan, e sinceramente non è che mi fanno impazzire. Dicono che la tipa Hydro dovrebbe superare Nuvilette di danno, ragazzi, mi sembra una follia. Però non mi piace il suo stile di combattimento con lo squalo, non si capisce quando fa le hit, non lo so, non mi piace lei. E poi l'altro sarebbe un tizio Dendro, che come sapete Dendro è un elemento sus su Genshin, quindi non lo so. Però probabilmente su Genshin mi terrò tutto fin quando non ci sarà la 5.2, dove ci sarà l'Archon di fuoco, e lì sì ragazzi si summona subito, perché gli Archon in Genshin vanno summonati istantaneamente. E poi per quanto riguarda Zen and Zone Zero, c'era Ellen Jo, che era una squaletta che non era affatto male. Potevo farci un team freeze, però non l'ho trovata. Adesso c'è il banner della seconda parte della 1.1, che dovrebbe essere una poliziotta molto curvy, molto spicy, che non lo so, a questo punto proverò a summonare per lei, perché lì abbiamo perso il 50-50, quindi ho garantito il 5 stelle dopo. Come dire, prima di summonare la poliziotta e magari trovarla, volevo vedere se tante volte facevano vedere i personaggi della 1.2, perché magari lì c'è qualche gnagna assurda fortissima, e allora mi sfrutto il 50-50, capito, no? Su un personaggio sus, così posso buildarmi l'account attorno a quello, come farò con Shang-Li. Soltanto io trovo il suo design assurdo? Ditemi voi, incredibile. Dai ragazzi, siamo 1.25, direi che per questa puntata di Wuthering Waves, ragazzi, mamma mia, non ho coraggio a registrarne subito un altro di Wuthering Waves, perché voglio lasciarmi l'hype di questo episodio ragazzi. Montagne molto sus. Mi sa che dobbiamo arrivare in cima a quella montagnola sus, che dite? Non vedo l'ora di iniziare a masterare questo personaggio ragazzi. Potrebbe regalarmi delle forti sorprese, perché visto addirittura diventa una fenice ragazzi, fa delle robe che non hanno senso veramente. Troppo forte. E poi io penso faccia pure più danno perché ha la sua spadina sus, deduco, altrimenti qual è il beneficio di dargli una spadina? Che tanto non ho neanche letto. Crimson Phoenix Attack Increase. Ok, aumenta del 12% i danni suoi. È un altro stack in più di danno praticamente. Cioè già lei ha i suoi stack, guadagna altri stack con l'arma. Vabbè, onesto. Ah, ok, carino. Cosa ci sarà in cima a questa montagna sus? Forse un nemico sus? Wow, quello sembra un drago che esce dalle nuvole, bellissimo. Beh, questo è un punto rilassante solo per farsi le foto con i personaggi, ragazzi. Guarda che meraviglia. No, voglio fare una carezza a un gatto, ti prego. Pette il micio. Abbiamo preso un achievement per aver accarezzato un gatto. Va bene, ci può stare. E siamo saliti a 25. Molto, molto bene. The future is here. 15 di quelle azzurrette e qualche sferetta sus. Va bene. Ragazzi, vogliamo arrivare laggiù? Visto che la missione mi dice che ci posso andare volando, e a questo punto
tutto ci fermiamo laggiù, se ci riusciamo. Non so se questa cosa è fattibile, io sto dando retta al gioco, ma la stamina mi finirà tra poco, ragazzi, quindi non lo so. Precipiterò malissimo, però vabbè, almeno arriva laggiù. Ah, c'è pure la torre sus, fantastico. No, mi sa che ce la facciamo invece, ragazzi, guarda quanta stamina consuma. Consumiamo pochissima stamina, quindi GG veramente. Questa è un'area nuova nuova, molto bene. Eccoci qua. Guarda che eleganza incredibile per calare, troppo forti. Molto bene. Che dite, vogliamo provare a eliminare qualcosa lì? Dai, eliminiamo questa creatura, tanto per far capire a questi personaggi incredibili che hanno piano a che fare. Eccolo qua. Mamma mia, ragazzi, che treno. Wow, ragazzi, il danno. Niente male, la signorina. Vedete? Ho preso delle stacche, infatti adesso lei ha perso dei vestitini sulle braccia. Man mano lei diventa sempre più forte. Io volevo sbloccare la torre. Ah, eccola. Eccoci qua. Opla. Sblocchiamo la torre. Veramente grande. Poi c'è tutta l'area a nord che non abbiamo mai esplorato, ragazzi, a voglia. E non so neanche qual è la regione nuova, eh. Può essere pure che la regione nuova non è neanche qui. Non è che è un'isola tipo sotto? Mi sa che questa qua giù addirittura, mi sa, l'area nuova, lo sai, questa qui giù. Vabbè, con calma poi faremo tutto. Ragazzi, io con questa immagine assurda della nostra Shang-Li in modalità full DPS incredibile, direi che questa puntata di Wuthering Waves assurda, iconica, può finire qua. Noi ci vediamo nel prossimo episodio incredibile, dove proveremo Verina, andremo avanti con le missioni incredibili, probabilmente quelle di storia, e vedremo di far diventare sempre più forte la nostra Shang-Li, che mamma mia, il godo mi aiuti, incredibile. Ragazzi, ti conosciamo poi e ci vediamo alla prossima puntata. Woo!